Non solo in TV, lo vedi quando vuoi tu. Se ti sente la regina di cuore, la si mise a cantare, la si mise a cantare. Tagliate la testa a tutti! È un personaggio molto forte, molto colorato in tutti i sensi, perché è pieno di sfaccettature. All'inizio della situazione teatrale è cattiva, dura, molto, molto seriosa, perché non ha potuto vivere la sua infanzia. Poi però, se vedrete lo spettacolo, cambierà, perché troverà l'amore, troverà la parte pura dell'Alice, e quindi c'è una redenzione finale. Bisogna insomma vederci a teatro e capire cosa succede. Come siete maestosa, maestà? Maestosa un corno! Ma dove sono finiti tu degli compari? Quando c'è bisogno di loro non ci sono mai, mai! Ed è un'Alice, una ragazzina un po' impertinente, molto molto curiosa, che finisce appunto in questo mondo fantastico e che quindi incontra tutti questi personaggi molto strani e che poi la condurranno all'interno di questo paese delle meraviglie e le faranno scoprire quanto è importante restare bambini. Secondo te perché va visto questo spettacolo? Perché lo consigli? Allora, va visto perché a parte il fatto che sia divertentissimo, è bellissimo, è emozionantissimo, molto toccante, è molto bello perché c'è anche un cast fantastico. Alice! Non sai da quanto tempo ti stavo aspettando. Rai ra rai ra rai ra ra rai ra rai rai ra. Questo spettacolo è scoppiettante, bello, pieno di allegria, pieno di significati. Magari uno si dimentica quando diventa grande di tutto ciò che vede quando è piccolo, perché in realtà questa è proprio la rappresentazione di ciò che magari noi quando siamo piccoli vediamo e viviamo, e poi mano a mano che cresciamo dimentichiamo. Quindi il Paese delle Meraviglie esiste, solo che noi non lo vediamo più, e qui c'è la possibilità per tutto il pubblico di rivedere quello che hanno perso di vista. Puoi ancora fare i tuoi castelli in aria lì. Sono Sticcio, il gemello di Priccio che avete visto. Che abbiamo conosciuto prima. Il gemello diverso, ovviamente. Siamo questo articolo io, no? Messo vicino. Proviamo questo duo di giullari della Regina Bianca. E un ruolo molto divertente. La parte comica dello spettacolo sembra il cappellaio matto. Cosa combinerete durante lo show? Ma direi di tutto, di più. Iniziamo evadendo dalle carceri, entrando in scena con un urlaccio che fa spaventare piante e fiori, e poi dopo fanno subito amicizia con Alice, riconoscendola, dandole il benvenuto, trasportandola in questo mondo magico che è il Paese delle Meraviglie. Quante frecce, quante direzioni, chissà quale sarà quella giusta. Non solo in TV, lo vedi quando vuoi tu.